Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per fare il FIFA pronostico di Bologna-Juventus, ottavo di finale di Coppa Italia. Allora, prima precisazione, non c'è l'orario 20:45, che è l'orario dove verrà giocata la partita, quindi ho messo alle 21, tanto per avere un'idea, insomma, più o meno indicativa. Allora, vediamo di capire che tipo di formazione metterà Mister Allegri in questa giornata. Non giocherà Mandzukic, questo sicuro, anzi, da quello che è venuto fuori alla conferenza, purtroppo sembra che il problema sia abbastanza lungo da risolvere, ecco. Allora, molto probabilmente giocherà Mattia Perin in porta. E la coppia centrale dovrebbe essere Rugani e Bonucci con Chiellini a riposo. Dovrebbe giocare Leonardo Spinazzola e De Sciglio come terzini. In attacco sicuro, no, scusate, ho sbagliato. Ken, vedete Ken, Ronaldo dovrebbe giocare, quindi assolutamente credo che giocherà Can per Matuidi e Khedira per Bentancur. Penso che sarà questa la formazione che metterà in campo domani Allegri, ma ovviamente la certezza ce l'avremo solo domani. Iniziamo dunque questa partita. Ricordiamo il regolamento della Coppa Italia, partita secca, da quest'anno non conta più il discorso della ranking, cose così, conta semplicemente il sorteggio e quindi la Juve dovrà giocare questa sfida secca a Bologna, da aggiungere anche tra le varie cose che in caso di parità non è come in Inghilterra che ci sarà il replay del match, Grazie ma per in averci caso di scelto parità anche si oggi. Per procederà anticipare Stefano Nava, siamo pronti. Stefano, sei subito carico? con Carico, supplementari carichissimo. e Sto eventuali esplodendo, Pier. calci di Stiamo aspettando rigore. solo il fischio inizio. L'arbitro È iniziato italiano. dunque questa partita, Tutto che è pronto per le ufficialmente emozioni il della primo sfida FIFA tra pronostico Bologna del e 2019 e Juventus. sarà anche la prima partita Con l'aiuto della della grafica, la Juventus formazione dei del Bologna 2019. si affiderà al 3-5-2 per la Chiaramente sfida per la di oggi. Juve Un modulo che può chiarire il corso d'opera diventando per esempio il 5-3-2 di matrice più partire bene conservativa. con occasione Sono per il curioso di Bologna, vedere quali ragazzi, eh. sorprese ha in serbo l'allenatore per questo match. Pinazzola, Vediamo la formazione di Emre partenza della Can, solito Juve. Bologna pericoloso. Emre L'allenatore si Can, affida duramente dalle spiccate capacità offensive per Ken, supportare l'unica bravissimo punta di Ken, uomo ed è grande dunque apertura per De 4-3-3. Sciglio. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno faticare parecchio oggi. Spinazzola, De Sciglio. E Bologna può rimettere È la la palla rimessa in del gioco con le Bologna, mani. eh. Rimessa Dix. Bologna. Danilo. Danilo. Gemaili. I bianconeri sono la squadra che ha totalizzato più punti Adesso in campionato vedete. lontano dall'Allianz Qua Stadium. attenzione Hanno ancora il ottenuto 8 Bologna. vittorie su 9 Si sta incontri rendendo giocati pericoloso un lontano po' dal troppo. proprio Emre Can. pubblico. Un Palla rendimento per eccezionale CR7. con cui i CR7. meriti vanno Prova bravissimo a individualmente guadagnare tra il campo. l'allenatore e i giocatori. E chissà che Pjanic. oggi non possono Prova a risalire aggiungere la Juve. un'altra perla alla loro Emre Can. collezione. Emre Can. Ancora per Milan in Cercano di Pjanic. aprire la Pjanic. difesa avversaria. Dentro il Bel tiro è una tiro, ciofeca. conclusione che si aspetta Scandaloso tiro di abbondantemente sul Khedira. fondo. I È compagni lo venuto riproverano malissimo il perché non tiro. ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato Skorupski rinvia. ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Eric Pulgar. Pulgar. Gemaili. Gemaili. Palacio, Poli. Palacio. bella Poli da porta per apertura. partire il tiro. Perin. Che Mamma parata mia, qui. ragazzi. Un Bologna si è mangiato intervento 2-3 gol davvero pregevole. Ha evitato un gol oggettivamente fatti, sicuro. eh. Palla verso il centro dell'area. Pallone dentro, messo fuori. Ancora Bologna. Battiello! E Non stavolta ho avuto solo anche sperato l'illusione del qui gol, da eh. apprezzare il gesto Palla fuori tecnico. di Conclusione niente. potente ma leggermente Male, imprecisa. male la Juve, Mamma Spinazzola. mia, stava per segnare Molto una rete male, questo avvio. fantastica. Palla che è uscita non di molto. Bravo Spinazzola, con la finta anche di corpo. Buon Riesce a pallone liberare Paulo filtrante. Dybala, che va in una zona abbastanza pericolosa del campo, dove può crossare, Tocco non è male dentro. l'idea. Ma Attento non ci qui arriva il nessuno. difensore che allontana. Pjanic. Occhio a Pjanic. Emre Emre Can. Can. De De Sciglio. Sciglio. Khedira. Nuovamente Khedira. Sbaglia il Interrompe passaggio, bene sbaglia la l'azione, misura. intercettando il lancio. Pallone che è uscito, Rimessa si per la calcia qui il Juve, siamo al pressing. 25esimo, ancora 0-0, ma Bologna Dybala. nettamente dominatore della partita finora. Savi Khedira. Khedira. Cerca l'appoggio al compagno. Parte il Ken prova a tiro. C'è la girarsi, parata sicura del Skorupski. portiere che blocca il pallone. Ancora Juve, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Khedira, sbaglia, Khedira.
Santander non può arrivare su questo pallone, quindi rimessa laterale. Decidio la batte Bonucci, ricordiamo poi che c'è questa partita, più ci sarà la Supercoppa da giocare in Arabia Saudita mercoledì, quindi Juve che è obbligata quasi anche a far turnover. Spinazzola, Ken, grande scambio con Khedira, allarga ancora per Pjanic, tira, prova lui il tiro, ma palla che era ingiocabile. E allora adesso attenzione al Bologna che prova a ripartire con Palacio che ha 140 anni ma dimostra ancora di essere un giocatore, sta dimostrando ancora di essere un giocatore validissimo. Ancora Santander, Perin, e Bologna quando riesce a distendersi la Juve fa fatica a tenerla. Ronaldo perde un altro pallone, è brava la Juve qua però nel recuperare ancora. Ancora Ronaldo con tre persone, con un ottimo Palacio che recupera il pallone. Ottima chiusura di De Sciglio. Allora Emre Can prova il pallone che arriva Ronaldo. Ronaldo, era Emre Can comunque che aveva perso quei due palloni lì. Ronaldo prova a girare verso Dybala, non è male l'idea. Ottima chiusura di Zisk. Gemaili, ma ancora la Juve che recupera palla. Emre Can prova a sfondare Emre Can. Palla facile per il Bologna che riesce a rigiocarla. Spinazzola la tiene viva, rimessa Juve. Siamo ormai alla fine del primo tempo, 0-0. Emre Can sbaglia l'ennesimo pallone, finisce qua il primo tempo, 0-0 Bologna. Partita non solo equilibrata, è nettamente meglio il Bologna in questo primo tempo. È la Juve a battere il calcio all'inizio della ripresa. Dybala. Dybala prova l'inserimento CR7. Ronaldo, buona giocata. Ronaldo va tutto da solo. Skorupski, angolo. Squillo di Ronaldo. Pallone dentro, messo fuori. Emre Can, una ciofeca anche qua. Palla di nuovo per la Juve, Khedira. Ken prova a girarsi. Ken, messo giù. Risolve lui. E fallo. Punizione. Da una mattonella molto interessante. Bravo Moise Biot Ken. Buona posizione. Possono passare a condurre se lo sfrutteranno a dovere. Parte Ronaldo. Skorupski in angolo. È andato di potenza CR7. Chance importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. La mette in mezzo. Ma tutto l'angolo. Non arriva nessuno. Che brivido. Mattiello. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Sbaglia poi il pallone Bologna che comincia ad accusare forse anche un po' di stanchezza. E la Juve ancora l'arma Douglas Costa che nelle partite in corso veramente aiuta a cambiare la marcia alla partita. Ken. Attenta qui la difesa, palla allontanata. E di nuovo ripartenza del Bologna. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Fuori gioco netto di Santander. Prendere la difesa, ma qui è ferito in offside. Facciamo questo cambio qua che non è male, Bentancur per Emre Can per Bentancur, cioè Bentancur per Emre Can, insomma. De Sciglio. Visto che mi sembrava Emre Can parecchio impacciato. Bravo De Sciglio, gran giocata De Sciglio che anche nella realtà sta passando un periodo di forma spettacolare. De Sciglio la mette in mezzo, cross, messo fuori. Spazzano via il pallone. Poli. Ken, gran giocata di Ken, è buona! E la Juve in vantaggio! La Juve in vantaggio! Proprio con Rodrigo Bentancur. No, Ronaldo. Ronaldo, CR7 anche a Bologna, ma che giocata di Moise Bioti Ken che è riuscito a fare da perno, insomma, per trovare lo spazio CR7 che non ha sbagliato. Ed è 1-0 pesantissimo. Come detto, il Bologna all'inizio stava anche giocando molto bene, poi pian piano adesso le energie stanno un po' calando e quindi la Juve è riuscita a trovare un pochino di spiragli. Santander. Bella occasione questa per il Bologna. Bravissima la Juve a difendersi bene. Ken anticipato. Elander.
attenzione, l'under si fa soffiare via il pallone, palla ancora per Moise Kean, che ha fatto veramente una gran partita, tiene ancora il possesso, riesce anche a metterla in mezzo, non è neanche male. Bella giocata di Bentancur, poi il pallone per Ronaldo, che riesce a fare una magia a Ronaldo per tirare la parata. E ancora buono il pallone messo fuori dal Bologna, che può provare a ripartire. Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. 15 minuti dalla fine ancora il Bologna. Ottima difesa della Juve che non si fa trovare impreparata su questo contropiede tentato dal Bologna. Attenzione, palla adesso buona per Moise Kean. Moise Kean prova a incrociare la parata, la palla rimane in rete. 2-0 Juve. E ha segnato Sami Khedira, 78 minuti, 2-0. Perché Kean sembra che sì qui a FIFA, non lo so. Però gol di Khedira, che adesso facciamo anche i due cambi che mi restano. Fuori Dybala, dentro Douglas Costa. Fuori Khedira, appena segnato, dentro Chicco Bernardeschi. È iniziato adesso dunque, è ricominciato il gioco con questi cambi che danno sicuramente più energia alla squadra bianconera, che deve difendere adesso però un 2-0, quindi sicuramente risultato sicuramente migliore. Bernardeschi, e la palla è per Douglas Costa, che è velocissimo. Douglas Costa 3-0. Douglas Costa, appena entrato, come ho detto, giocatore che spacca le partite. 3-0, e insomma, ci metterei la firma, finisse così domani sera. Sono stati protagonisti di una performance fuori dall'ordinario per Luigi. Partita difficile da sbloccare, ma che una volta sbloccata è diventata molto semplice. A quanto pare c'è una distanza insormontabile. Intercettano bene il pallone. Poli, intervento efficace del difensore. Kean, buona questa finta di Kean, poi brava la difesa del Bologna stavolta. Perfetto, a coprire. Soriano appena Palazzi, arrivato dal Bologna. Attenzione qua, bella difesa della Juve. Distinto, copre tutto la Juve qua. Kean, altra difesa palla eccezionale, poi palla per Douglas Costa, che ancora è il più veloce, riesce ad andare, fallaccio di Danilo. L'arbitro non dà il fallo, incredibile. È stato un fallo abbastanza evidente di Danilo. Douglas Costa è stato letteralmente travolto. Douglas Costa butta il pallone in mezzo, anticipato Kean. E finisce qui la Juventus, batte Bologna 3-0. Finisce qua dunque il mio FIFA pronostico. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon weekend e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!